tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un piccolo video haul per quanto riguarda acquisti fatti da Pandora e da Sephora. Volevo farvi vedere cosa ho acquistato da Pandora perché c'erano degli sconti veramente molto succosi, quindi ho voluto prendere qualcosa per quanto mi riguarda perché mi piacciono tantissimo le loro cose, quindi ho voluto acquistare. Ho acquistato da un sito che rivende Pandora. C'è stato un bel po' di come si dice, di transizione, nel senso che non arrivavano subito i prodotti. Infatti mi sono messa un po' di paura perché non mi mandavano né l'email per quanto riguarda che il pacco era in fase di elaborazione e tutto, né altre email, e nemmeno rispondevano all'email che gli avevo mandato. Quindi sinceramente ho avuto dei pensieri brutti, ho detto mi hanno fregato i soldi perché non era proprio il sito Pandora ma era un rivenditore Pandora. L'altro giorno avevamo già fatto la bolla per diciamo bloccare il pagamento perché i soldi se li sono presi subito, e invece dovevamo fare diciamo questa cosa, non potevamo uscire perché eravamo in zona rossa, e quindi quando avevo la possibilità di uscire mi è arrivato il pacco con il postino in una confezione gialla, cioè lo potevano lasciare a chiunque, e questa cosa mi ha dato molto fastidio perché avevo speso un bel po' di soldi. Vi faccio vedere cosa ho acquistato. Sono arrivati con questo sacchettino così di Pandora, ovviamente è inutile che lo ripeto ogni 5 secondi, e poi mi hanno mandato anche il cotoncino per pulire i prodotti, che sarebbe questo qui. Allora vi faccio vedere cosa ho acquistato, a parte il sacchettino. Ho acquistato delle cose molto molto scontate, poi vi metterò, se ho la possibilità, vi metterò anche i vari prezzi. E questo è tutto quello che io ho acquistato, più un braccialetto. Allora, sapete tutti che io ho Stitch, che me l'hanno regalato i miei figli, e una stella che ce la siamo regalati io e la mia migliore amica, perché tutte e due abbiamo una stella nel cielo e quindi abbiamo preso questa stellina. Quindi volevo proprio un braccialetto Pandora, visto che era scontato l'ho voluto prendere. Il bracciale è così, semplicissimo, non è una cosa diciamo troppo particolare. La maglia è questa, vedete, è una semplicissima maglia, e poi qui ha il logo Pandora, vedete, e quindi questo è il bracciale. Poi ho deciso di prendere delle cose che mi piacevano tantissimo, e quindi ho preso tre personaggi che sarebbero i miei figli. Quindi ho preso un ragazzo, non so come farveli vedere, comunque un ragazzo, che è questo, poi ho preso un ragazzino o bambino, non mi ricordo proprio come veniva chiamato, credo bambino, ed è questo qua, e poi mi sono presa me stessa la bambina che c'è in me. Volevo anche un altro che era tipo una specie di coppietta molto molto carina. Oddio, si muove le orecchie, mamma mia, che paura, che paura, ho detto è rotto, no, si muovono le orecchie, cioè guarda le orecchie, le codine, no dai, le codine, se ci muovono le codine, questa sono io, scusatemi, ma sono io, questa bimba piccolina, e volevo essere messa vicino ai miei figli, ovviamente. Come vi stavo dicendo, mi piaceva tantissimo una coppia che era tipo che lui la guardava in modo particolare, ma quella deve essere regalata, mi dispiace, ma deve essere regalata, lo farò sapere a mio marito, ovviamente.
Ovviamente lo farò sapere a mio marito, ma so che non avrà nemmeno il tempo di guardare la foto, non regalarla, ma di guardare la foto. Poi ho preso questo che è un cactus e questa sono sempre io, che io sono carina, sì che bello è il cactus, però pungo, ma pungo tantissimo. E poi ho preso ovviamente il cuore, questo è da mare. È da mare e questo cuoricino non mi ricordo adesso cosa c'è scritto, comunque non me lo ricordo, poi lo andrò a vedere ed è questo qui. Ho ovviamente se non si vedono bene poi ve li farò vedere tramite le foto, che sono sicura che si vedono alla perfezione. Allora, a me piacciono tantissimo questi bambini, queste cose, perché mi piace proprio fare tutto il braccialetto con, diciamo, la famiglia, non diciamo la famiglia, con la famiglia. E quindi mi piaceva proprio quei due personaggi che si abbracciavano, tipo come se stessero danzando. E credo che lì lo prenderò perché veramente mio marito non ha nemmeno il tempo di toccarsi i capelli. Per quanto diciamo lavoro, e quindi è difficile che esca a farmi un regalo. Poi lui è di natura così, però non vi dovete preoccupare perché io faccio di conseguenza, quindi io mi faccio gli autoregali perché so di potermeli meritare, quindi me li faccio. Cosa ho preso da Sephora? Qui c'è stata una bella discussione con la Lipsy perché mi sono fatta anche il biglietto, non mi ricordo cosa mi sono scritta. Ah, solo per me, sono fatte solo per me. Qui c'è stata una discussione con la Lizzy perché io volevo prendere questo fondotinta perché ho pochi fondotinta e quindi lei mi disse, dice, ma guarda, non lo so, so che non è molto adatto, però alcune persone le hanno prese e si sono trovate bene. Io, siccome sono come Sant'Ormaso, non so se si vede dal naso, e quindi l'ho voluto prendere. Nel frattempo c'era uno sconto, uno super sconto, per quanto riguarda Sephora Gold, c'era il 25% se non mi sbaglio. E quindi ho voluto prendere queste tre cose che ho preso ovviamente. La prima cosa che ho preso è stato il Cupid's Arrow di Nabla. Ero molto incuriosita da questo prodotto perché tutti ne parlano bene e sinceramente ero molto ma molto curiosa nel provarlo e quindi l'ho voluto prendere. Volevo prendere anche gli altri colori, però prima ho detto provo il nero, vedo se mi trovo bene, perché sapete tutti che io lo utilizzerò per quanto riguarda l'interno dell'occhio, perché per quanto riguarda tutte le altre matite ne ho tantissime, quindi non mi serve. Ed è questo colore qua, ovviamente è un nero, nero nero, e voglio vedere se mi dura all'interno dell'occhio, perché se dura all'interno dell'occhio prenderò il Borgogna, che è stupendo, e quando fate dei trucchi sul malva, anche sul rosa, il borgogna sugli occhi è la fine del mondo. Poi, per prendere quel fondotinta, tutti dicevano di prendere, e già l'avevo messo nella wishlist quando fu del Black Friday, però quando fu del Black Friday, questo prodotto fu subito esaurito. Era uscito da pochissimo e quindi mi sembrava ovvio che non c'era proprio nemmeno l'ombra. E sto parlando di questo. Questo è un primer per quanto riguarda Huda Beauty. Vediamo se c'è scritto qualche cosa. Comunque è un primer idratante e dicono che sia ottimo per quanto riguarda l'applicazione del fondotinta in stick. E quindi avete capito benissimo che ho preso anche il fondotinta in stick. Allora, il pack è questo, è plasticoso e poi ha l'erogatore. Io ancora non l'ho provato perché ovviamente mi sono arrivati 2 giorni fa e quindi ancora non l'ho provato. E quindi l'ho preso. Speriamo di trovarmi bene, anche se il prezzo sinceramente è un po' alto. Però se mi ci trovo bene, ovviamente quando ci sarà il Black Friday per quanto riguarda Sephora, lo acquisterò e ne acquisterò uno o due, vediamo, poi dipende come mi trovo.
Quindi stavamo parlando, ho fatto tutto questo ordine per prendere il fondotinta, il stick di Huda Beauty. Io ho sentito parlare bene da Luca, Lipos Beauty, ne parla benissimo, ha parlato anche per quanto riguarda le persone che hanno la pelle secca. Io ho la pelle secca, ma lo volevo provare assolutamente. Ero indecisa tra due colori e la Lizzy mi ha detto di prendere questo. Quindi se non mi sta bene questo colore, la colpa è della Lizzy. Questo è il Macaron 230N. Mi sembra un pochettino scuro per quanto mi riguarda, così guardandolo tramite lo stick. Però ovviamente poi utilizzandolo sul viso dobbiamo vedere se è così oppure no. Sì, ovviamente è in stick come abbiamo detto e questo è il colore. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate di questo colore. Allora, a me non sembra proprio scuro scuro, eh? No, è scuro. È arancione. Sì, è arancione, però abbastanza liscio, cioè è passato subito, boom, fatto così, subito. E credo che sia scuro. Quindi devo dire che i colori che ci sono sul sito cannano tantissimo, perché abbiamo veramente fatto abbiamo guardato tantissimo io con la Lizzy per scegliere proprio il colore esatto e sinceramente questo era uno dei più chiari, ma credo che sia un po' scuro. Lo proverò, se è troppo scuro lo utilizzerò in estate, anche se di norma non utilizzo i fonditinta, però ovviamente lo utilizzerò. Mi hanno dato questa di Guerlain Sephora perché non è presente prima, vabbè, una cosa così. Poi mi hanno dato questi che non so cosa siano. Credo tatuaggi, boh, una cosa del genere. Poi un fondotinta di Guerlain, che sarebbe questo. Che sarebbe questo fondotinta. Poi mi hanno dato questo campioncino del You Glow Enzyme Scrub, di questo scrub, e poi mi hanno dato un campioncino del fondotinta di Giorgio Armani, cioè nella colorazione 35.5, che se questo è il colore sarà molto molto scuro. Niente, questo è tutto per quanto riguarda i miei acquisti. Ovviamente ditemi cosa ne pensate. Se avete acquistato questo fondotinta e avete su e giù il mio incarnato, ditemi se la colorazione che avete preso è giusta oppure no e consigliatemi qualche cosa perché ovviamente non lo posso comprare un altro perché io l'avevo acquistato tramite lo sconto. Ma visto che è troppo troppo scuro, vedrò come utilizzarlo, sinceramente. Mi dispiace, eh? Questo sì, mi dispiace. Non l'ho sbocciato prima perché volevo farvi il video, però ci sono rimasta male. Comunque, lo proverò sul viso, ma già mi sembra scuro. Vedrò come utilizzarlo. Niente, ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!